La proposta di legge elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale prevede il collegio unico, un'ipotesi avversata dagli amministratori della provincia di Isernia che nell'incontro di ieri con Frattura e Veneziale hanno auspicato il mantenimento della doppia circoscrizione. L'obiettivo è quello di garantire un'adeguata rappresentanza del territorio della provincia e il servizio. Ieri pomeriggio ad Isernia un incontro-dibattito sulla riforma elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale. Questi gli aspetti qualificanti della proposta: abolizione del listino maggioritario e del voto disgiunto, possibilità per l'elettore di esprimere due preferenze di genere e collegio elettorale unico per l'intera regione. Proprio questo il nodo cruciale emerso nel confronto tra vertici regionali e amministratori della provincia di Isernia. Come tutti sappiamo, attualmente la Regione Molise è divisa in due circoscrizioni coincidenti con i due territori delle due province e c'è una proposta al vaglio della maggioranza che sostituirebbe questo modello con un modello di collegio unico che quindi farebbe coincidere la circoscrizione con l'intero territorio regionale. Anche il dibattito di questa sera ha dimostrato come da questo lato del territorio i sindaci si sono espressi in maniera chiara in questa direzione. Si preferirebbe il mantenimento dei doppi collegi con la garanzia del numero di eletti proporzionale al numero della popolazione residente. Vanno contemperate queste legittime istanze, legittime richieste da parte dei sindaci di questa parte del territorio, con invece una proposta che è stata oggetto di una riunione di maggioranza degli ultimi giorni, che ha visto una maggioranza dei presenti esprimersi a favore del collegio unico. La posizione dei sindaci e di tutti gli amministratori della provincia di Isernia è emersa chiaramente nell'accorato intervento di Candido Paglione. Il sindaco di Capracotta ha rivendicato, in un periodo di grande sofferenza economica per il Molise tutto e per la provincia di Isernia in particolare, l'esigenza di un'adeguata rappresentanza del territorio pentro, facendone una vera e propria questione di dignità. So bene che la certezza della rappresentanza non la può dare nessuna legge elettorale, ma io credo che la certezza della dignità della rappresentanza della provincia, perché Isernia è una provincia. Quindi voglio dire, io sono uno di quelli che ha votato sì all'ultimo referendum costituzionale, quindi ero per l'abolizione, ma oggi le province sono ancora lì e quindi sono previste nella Costituzione. Voglio dire, bisogna dargli questa dignità. E qui il territorio di questa regione è diviso in due province fino a prova del contrario, Campobasso e Isernia. Allora, una ripartizione equa, anche in base alla formulazione delle liste, come si è sempre fatto, io credo che debba rimanere. Io non credo che il collegio unico regionale vada nella direzione di mantenere unito e coeso il territorio di questa regione. Una possibile soluzione per uscire dall'impasse, l'adozione della legge elettorale delle Marche. La legge regionale elettorale delle Marche è l'unica legge vigente che prevede una garanzia territoriale per le circoscrizioni che, come potrebbe accadere per il Molise, anche nelle Marche coincidono con le province. La garanzia avviene attraverso un sistema di riequilibrio dopo aver assegnato i seggi a quesiti interi, si passa nell'attribuzione dei seggi a verificare se si verifichi o meno l'ipotesi che le circoscrizioni abbiano più o meno seggi assegnati di quelli che gli spettano per legge. Va da sé ed è naturale che qualora il conteggio porti ad un'attribuzione coincidente a quelle spettanti non si proceda a nessun riequilibrio. Se invece in una circoscrizione sono assegnati più seggi, è inevitabile che ce ne sia una dove questi seggi mancano e avviene un equilibrio all'interno dello stesso partito tra il territorio deficitario e il territorio eccedentario, cioè il partito, qualsiasi esso sia, che in un territorio ha avuto un seggio in più, lo cede sempre all'interno dello stesso partito nei confronti del territorio in cui il seggio manca rispetto a quelli assegnati per legge.